Festa della Donna, la Toscana premia 5 eccellenze di scienze e sport che si sono distinte per merito, volontà e ingegno. Approvata all'unanimità in Consiglio regionale una risoluzione che impegna la Giunta ad implementare servizi psicologici. Premiate le eccellenze rosa. 5 donne, 5 eccellenze della Toscana che si sono distinte per merito, volontà e ingegno. La Toscana ha premiato le sue eccellenze in rosa nella Giornata Internazionale dei Diritti della Donna e ricordato le conquiste sociali, economiche e politiche, ma anche le discriminazioni e le violenze di cui sono ancora oggetto in molte parti del mondo. Lo ha fatto in Consiglio regionale con una cerimonia a cui hanno preso parte il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, i membri dell'Ufficio di Presidenza e il Presidente della Giunta regionale Eugenio Giani. Ecco chi sono le premiate. Teresa Fornaro, ricercatrice all'INAF di Firenze, è l'unica italiana tra i 13 scienziati che partecipano alla missione Mars 2020. Claudia Sala, responsabile del Mad Lab di Toscana Life Sciences, con il suo gruppo di ricerca ha individuato e brevettato per primo in Italia gli anticorpi monoclonali per la cura dell'infezione da Covid. Io direi che almeno per questa missione della NASA, Mars 2020, non ci sono discriminazioni reali. E un esempio è appunto che il capo del progetto scientifico è una donna, anche la manager del progetto scientifico è una donna e siamo stati selezionati a novembre scorso 13 scienziati per supportare le attività del rover attraverso degli studi complementari. Di questi 13, 7 siamo donne giovani. Ecco, io sono l'unica italiana tra questi 13 che è stata appunto selezionata, però appunto è un buon, io direi un buon segnale, molto positivo, proprio perché la scienza non guarda al genere ma guarda alle capacità della persona individuale. In questo caso appunto queste 7 giovani donne hanno mostrato di avere un progetto degno di essere appunto selezionato dalla NASA per aiutare a fare delle grandi scoperte con il rover Perseverance sulla superficie di Marte. L'invito è quello che abbiamo sentito da più parti, cioè quello di non arrendersi e di combattere. Il combattere contro la malattia, sì, allora si combatte con il vaccino, si combatte accettando la campagna vaccinale, si combatte anche, diciamo così, sul campo come noi stiamo facendo con la ricerca di nuovi metodi di cura, si combatte anche formando le nuove persone, le nuove generazioni che ad esempio nel nostro laboratorio stanno imparando a diventare ricercatori. E questo è un qualcosa a cui io tengo in modo particolare e ve lo dico con molto orgoglio che nel nostro laboratorio avremo presto la prima tesi di laurea di una ragazza che si va a laureare proprio avendo lavorato per 6 mesi su questo progetto di ricerca dedicato al Covid. Elisa Volpi, fiorentina, ricercatrice all'Università di Ginevra, vincitrice del premio internazionale Jean Blondel per la migliore tesi di dottorato in scienze politiche. Spesso e volentieri sei l'unica donna nella stanza. C'è anche, chiaramente, è più difficile portare avanti una carriera accademica, è più difficile perché devi prendere delle scelte eventualmente spesso. La carriera accademica ti richiede un'estrema flessibilità che spesso se hai famiglia magari non sei disposta, a seguire eventualmente, no? Semplicemente cambiare città, cambiare paese tutte le volte solo perché c'è un posto disponibile. Ecco. Quindi, e penso sia più difficile forse se sei donna che uomo prendere questo tipo di decisione. E poi Ambra Sabatini, atleta a 19 anni, ha ottenuto il record del mondo sui 100 metri nella categoria T63, in cui gareggiano gli atleti che hanno subito l'amputazione sopra il ginocchio e parteciperà alle Paralimpiadi di Tokyo. Chiara Sacco, atleta di canottaggio, oltre a vantare ben 5 record del mondo nella disciplina indoor rowing e vari titoli di campionessa italiana, si è aggiudicata 2 ore sia nel doppio femminile con Federica Matteoli, sia nel doppio mix uomo-donna ai mondiali di canottaggio in Ungheria, categoria master. Questo premio per me significa tanto perché comunque rappresenta quello che le donne possono fare, e nel caso mio possono fare nel campo sportivo, e sono orgogliosa di essere affiancata da queste altre magnifiche donne. Il mio prossimo obiettivo saranno le Paralimpiadi di Tokyo, avrò alcune gare prima, tra cui i campionati italiani e forse gli europei, e mi impegnerò al massimo per raggiungere il miglior risultato possibile, che in questo caso sarebbe la medaglia d'oro, e abbassare il mio record mondiale. Il messaggio che voglio dare a tutte le donne è che essere donna è un privilegio e che noi donne dobbiamo sempre lottare per far sì che siamo rispettate in ogni ambito, sia lavorativo che sportivo,
che sociale, e io che sono una sportiva spero tanto che non ci sia più la differenza tra sport maschile e sport femminile, e che si prenda in considerazione anche il discorso di far sì che le donne vengano riconosciute come sportive professioniste al pari degli uomini. Sostegno psicologico contro il Covid. All'unanimità il Consiglio regionale ha approvato una risoluzione d'iniziativa della Commissione Sanità che impegna la Giunta ad implementare l'offerta di servizi psicologici all'interno del Servizio Sanitario Regionale, anche attraverso specifici progetti sperimentali. In particolare dovrà essere valutata la possibilità di attivare un servizio di sostegno psicologico rivolto agli adolescenti per fronteggiare meglio la loro fragilità emotiva causata dal Covid-19. Noi siamo partiti da un'audizione del Garante dell'Infanzia e della dottoressa Gulino, che è il presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, per farci dare e farci raccontare da loro con un po' di dati quella che è la situazione della nostra regione, in particolar modo per i ragazzi, per i minori, evidenziando come oltre il 70% nel periodo del lockdown ha sviluppato disturbi o disagi legati all'epidemia Covid, come oltre il 22% ha manifestato difficoltà legate al cibo, insomma tante forme di disagio, ovviamente in particolar modo per i minori, ma che poi riguardano tutta la popolazione. E allora, siccome il compito del sistema sanitario è quello di prendere in carico a 360 gradi quello che è la salute dei cittadini, quindi il benessere dei cittadini, e sappiamo come la presa in carico psicologica riduca anche poi l'accesso e il consumo di prestazioni sanitarie e soprattutto il consumo anche di farmaci, noi diciamo che ormai, soprattutto in questa fase pandemica e dopo la fase pandemica per superare i danni derivanti, è necessario implementare i punti dove il cittadino può trovare una presa in carico del proprio stato di disagio psicologico. E chiediamo che quindi questo sia... C'è una proposta dell'Ordine dei Psicologi sulle case della salute, quindi sui servizi territoriali di psicologia. Chiediamo che questo possa avvenire intanto come una forma di sperimentazione diffusa che poi possa essere estesa a tutta la regione. Cioè, il sistema sanitario a livello territoriale in termini di prevenzione deve dare un aiuto forte ai ragazzi. Molti adolescenti rinchiusi nelle loro abitazioni, costretti alla didattica a distanza, stanno vivendo sulla propria persona un dramma, quello dell'isolamento, che determina paure, che determina insicurezze, che allo stesso tempo può determinare delle situazioni che, se non recuperate o accompagnate, potrebbero essere nei prossimi mesi oggettivamente un limite alla loro giovinezza, la loro socialità, la loro relazione con gli altri. Quindi questo percorso va accompagnato, è senso di responsabilità assumersi questo elemento. Non si tratta di una questione di carattere sanitario, si tratta di una questione di carattere sociale, che in questo momento deve vedere il Consiglio regionale vicino alle famiglie, vicino ai ragazzi, ma però vogliamo vedere che questa risoluzione oggi approvata, e ringrazio il Consiglio, venga poi attuata. La Giunta dovrà attivarsi anche presso il Parlamento e il Governo per istituire quanto prima il servizio di psicologia nelle cure primarie. Non bisogna vergognarsi nemmeno di dire che si va dallo psicologo, perché andare dallo psicologo è come andare dal medico. Il medico ti prescrive una medicina, lo psicologo ti prescrive un percorso dell'anima, e vi assicuro che quel percorso dell'anima può non soltanto salvare la tua vita, può salvare la vita degli altri, ti aiuta a vivere molto meglio. È un momento difficile per tutti noi, lo dicevo prima, e soprattutto penso ai bambini. Quant'è difficile per i bambini affrontare, per esempio, la scuola con le mascherine, non poter andare a un giardino, non poter frequentare i propri coetanei, non poter avere una vita di relazioni con gli altri. Domandiamoci cosa rimarrà dopo il Covid. Rimarrà la paura per ognuno di noi di avere delle relazioni, rimarrà la paura per ognuno di noi di baciare l'altro o di toccare l'altro. Ecco, un supporto psicologico deve aiutarci a superare questa fase, che è una fase difficilissima, di relazioni interpersonali, ma anche la paura del domani. Per questo ho votato convintamente a favore di questa proposta di risoluzione. È inevitabile ed è sotto gli occhi di tutti noi genitori che i ragazzi, in questo, dopo un anno, ormai è un anno di chiusure e restrizioni, stanno soffrendo moltissimo per l'assenza di una socialità fisica reale con i loro compagni di scuola, con gli amici, e questo li sta penalizzando molto. Io credo che sia non soltanto necessario, ma doveroso per il sistema sanitario farsi carico anche di questo problema.
perché se da una parte dobbiamo cercare di tutelare il più possibile dal punto di vista della salute, quindi dall'evitare il contagio, non possiamo però dall'altra parte non farci carico di quello che adesso è un disagio che in alcuni casi, l'abbiamo visto con dei casi di cronaca, sta diventando un vero allarme sociale. I minori, i più piccoli, i bambini sono stati sicuramente tra le fasce più colpite da questa situazione. L'età del presviluppo, l'età della preadolescenza, l'età in cui i bambini sviluppano non soltanto le capacità cognitive, le capacità, l'avvio all'istruzione, alla scuola, ma anche e soprattutto l'avvio alla socialità, ed essere privati della socialità all'improvviso da un giorno all'altro è stato senza dubbio un trauma che ha portato a una maggiore richiesta di sostegno anche psicologico, e quindi ben venga che la Regione vada incontro a questa necessità oggettiva, della quale avremmo fatto ben volentieri a meno, ma che è un dato di fatto che ci sta lasciando in eredità questa pandemia.